preparare questi panini al latte morbidissimi e perfetti da portare al lavoro e anche perché no per Ferragosto ci occorrono farina integrale 250 g, 250 g di farina zero, 50 g di zucchero di canna, 300 ml di latte a temperatura ambiente. E qui già ci sono inseriti 50 ml di olio di semi di girasole. In alternativa puoi utilizzare, se ti piace un gusto più forte e deciso, 50 ml di olio extravergine d'oliva. Poi un cucchiaino di miele, semi a piacere. Io sto utilizzando i semi di lino e i semi di papavero, ma puoi scegliere quelli che ti piacciono di più. Puoi anche decidere di ometterli. Poi una bustina di lievito di birra. Un pizzico di sale che andrà aggiunto solamente all'ultimo ed un tuorlo per spennellare. Sfornate e guarda come sono venuti bene, veramente fantastici, belli dorati. Te ne faccio vedere subito uno. Non te lo apro, ma te lo taglio perché questi saranno dei panini che mio marito porterà al lavoro. Infatti, ti farò vedere come li andrò a farcire. Quindi lo taglio a metà, sono bollenti. Ma guarda che morbido però. Guarda qui. Ed adesso vado a spalmarci della maionese, meglio se fatta in casa. E questo è un pasto completo perché ha tutti i nutrienti. In più i semi di lino e in generale i semi fanno molto bene all'organismo. Poi inserisco le zucchine che ho precedentemente grigliato. Puoi anche cuocere al forno. Poi come parte proteica la fesa di tacchino. Ed infine il pomodoro che ho condito con un filo d'olio, peperoncino e origano. Ed eccolo qui, gigante. Ovviamente però possono essere farciti con quello che si vuole. Gli altri li andrò a congelare. Mi dispiace solo che non posso fare questo movimento perché altrimenti non li potrei più andare a farcire. Mi servono per quello. Spero ugualmente che la ricetta ti sia piaciuta. Scrivimi tutto nel tuo commento perché sono veramente curiosa di sapere il tuo parere. E per non perderti le prossime golosità, ricordati di iscriverti attivando la campanellina tutte.